È stato presentato a Trieste dalla presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, il film Siamo pietre ombra 1914-1918, Memorie di guerra in Friuli Venezia Giulia, che la regione ha prodotto nell'ambito delle iniziative promosse nel centenario dello scoppio della Grande Guerra. Il film è un brano della nostra storia, come ha sottolineato la presidente Serracchiani, realizzato dalle produzioni televisive dell'Ufficio Stampa e Comunicazione della Regione. È stato proiettato in contemporanea a Gorizia, Pordenone, Tolmezzo e Udine, alla presenza degli assessori regionali Sara Vito, Gianni Torrenti, Maria Grazia Santoro e Loredana Panariti. Alla realizzazione della pellicola ha contribuito l'attore Massimo Somaglino, mentre la fotografia e regia sono di Giorgio Gregorio, la sceneggiatura e i testi di Mariolina Enrico, la consulenza storica di Roberto Todero, le musiche originali di Giorgio De Santi, il montaggio e le ricostruzioni virtuali di Marco Sergas, per le riprese e l'assistenza Gianni Raffaello e Dario Budak, per la post-produzione Diego Zipponi. La pellicola è stata prodotta nell'ambito del progetto interregionale Itinerari della Grande Guerra, un viaggio nella storia con il contributo di Turismo FVG. Alla presentazione di Trieste sono intervenuti, accanto alla presidente Serracchiani, l'assessore regionale alle finanze Francesco Peroni, il sindaco di Trieste Roberto Cosolini, il vicepresidente della provincia di Trieste Igor Dolenz, il direttore generale di Turismo FVG Michele Bregant e il consulente storico Roberto Todero. È un punto di vista particolare, nuovo, io credo estremamente interessante e anche molto curato. Insomma, la vita ai tempi di una guerra così devastante e anche, se volete, di quella normalità che per tanto tempo c'è stata, soprattutto nei nostri luoghi e nella nostra terra, un pezzo della nostra storia.